Miei carissimi, salve, bentrovati. È sempre un piacere poter sapere di dialogare con voi perché questa è la mia grande gioia, ovvero l'interagire con più persone che si mostrano affini a quelle che sono le mie passioni, i miei interessi. E anche a chi ha trovato nel dialogare tramite i messaggi relativi ai video, a dialogare con me, seppure nella differenza di gusti, di opinioni. E quindi esordisco dicendo che ribadisco il mio concetto di necessarietà dell'interazione. Premetto tutto ciò per scaldarci, in quanto sono emozionatissima. Ebbene sì, mi ritrovo a partecipare anche questa volta a un progetto davvero ben fatto, ben costruito, ben ideato e che dà tanta soddisfazione a chi ne fa parte come me, e immagino alla meravigliosa ideatrice che è Martina del canale Imma in the Books. Martina ormai ha spiccato il volo con il suo canale e, come dico a lei spesso, ormai sono felice perché in questo caso sicuramente il successo va di pari passo con la competenza, senza demonizzare niente e nessuno, perché nella vita si può arrivare al successo o si può rimanere sulla posizione di start perché ci si sta bene, quindi senza fare paragoni, ma sicuramente lei è un esempio palese di successo che va di pari passo alla sostanza. Qual è il progetto da lei ideato? E da qui possiamo dedurlo dal titolo, ovvero Pezzi d'autore. In che cosa consiste? Consiste nella catena che si crea tra più recensori di libri rispetto a un medesimo autore, ovvero più canali scelgono un libro di un autore che può essere simile a quello dell'altro, perché il bello sta anche proprio nella possibilità di avere opinioni convergenti o distanti l'uno rispetto all'altro, di un medesimo autore, cosicché lo spettatore, chi guarda, chi è interessato, l'amante dei libri, il collega, l'appassionato, chiunque possa avere di uno stesso autore una visione più ampia, relativa alla sua bibliografia. Da qui si può scoprire chiaramente che un autore ha, per esempio, un unico filo conduttore in tutte le sue opere, lo si può riconoscere, oppure potrete notare come l'autore si diversifica, oppure potrete capire che è un autore che vi piace tout court perché la sua bibliografia, bene o male, rispecchia i vostri gusti, oppure se è un autore dal quale attingere determinate opere. Io trovo sia un'idea meravigliosa. E questa volta è davvero peculiare per me. Perché? Perché si è scelto di affrontare un autore americano, Don DeLillo. Allora, in genere, come più volte spiegato, non ho per lo più libri che non mi sono piaciuti in assoluto, perché io non seguo tantissimo l'idea del libro da dover leggere, ma vado moltissimo a quelle che sono le mie aspettative e le mie esigenze. Quindi raramente
trovo libri che non mi piacciono e anche perché raramente vado a toccare autori che non per echi non rientrano nei miei gusti, fermo togliendo la loro magari meravigliosa scrittura, come nel caso di King, che so essere un grande maestro, ma non è un autore che io leggo. Don DeLillo era uno di questi, ma aderire a questo tipo di progetti è un obiettivo che mi pongo, perché se nel 90% delle occasioni che mi creo per leggere rientro in quei parametri, voglio anche darmi la possibilità, perché così si fanno tante scoperte. Allora, io devo dire che in questo caso non avevo inteso male, ovvero Don DeLillo non è proprio un autore che mi fa apprezzare la lettura di quello che scrive, non perché non sia un grande autore, non perché non tocchi temi importanti, ma perché tocca dei temi e lo fa in un modo per cui io non trovo quell'empatia che mi serve per dire sì, è un autore che leggerei. Però, questo lo avevo precisato alle mie colleghe, che vi raccomando di andare a vedere, avrete tutto il calendario in descrizione. Però devo dire che si è attenuato un po' il pregiudizio che avevo su Don DeLillo, perché è vero che continuo a pensare non sia il mio autore per eccellenza, uno dei miei autori per eccellenza, però devo dire che ho apprezzato di più leggendo quella che è la sua prosa. Ma andiamo a noi. Don DeLillo è un autore. A proposito, parentesi, ci tengo tantissimo, vi raccomando, in contemporanea al mio video, a parte il calendario, c'è il video di Marika, ascoltate, che ha ora modificato il suo pseudonimo su YouTube, come sono vetusta, pseudonimo, il suo nick, il suo nome su YouTube, con la postmoderna. Attenzione, perché ci interessa questo termine, quindi andate a vedere il video di Marika, che è una giovanissima ragazza, ma molto molto stimolante, molto curiosa, molto preparata, sono certa che darà molto poi da adulta, ovviamente in questa sua ricerca poi c'è tanto già ora, insomma. Però vi raccomando, in contemporanea c'è il video di Marika. Dicevo, Don DeLillo è un autore ovviamente da inserire nell'ambito della scrittura americana, ma in particolare, e qui rientra il postmodernismo, in quella corrente letteraria che viene definita appunto postmodernismo, che nasce successivamente a quella che è il modernismo e che ho letto venga fatta risalire proprio ad una data specifica, ovvero il 1941, in contemporanea alla morte di Virginia Woolf e non ricordo l'altro autore importantissimo, mi perdonerete. Nel momento in cui quindi c'è questo passaggio dalla corrente, poi postmodernisti non si definiscono come corrente, comunque questo fenomeno che va a seguire il modernismo, non ne prende nettamente le distanze, in quanto alcuni dei moti ispiratori sono proprio quelle voci del modernismo, tra cui appunto il flusso di coscienza di James Joyce, Virginia Woolf, quindi è un continuum più articolato, che però invece si distacca nettamente da quello che era il realismo ottocentesco,
Perché? Perché in questo caso nel postmodernismo ritroviamo una frammentazione quindi non una linearità relegata a quella che era appunto il realismo, cioè una sorta di narrazione cronicistica dei fatti con una sequenza molto lineare, molto definita e logica. Invece il postmodernismo destruttura, quindi descrive fenomeni sociali, per esempio, ma chiaramente punta moltissimo l'attenzione sugli aspetti soggettivi, quindi sul come vengono vissuti soggettivamente, non più da un punto di vista valido in maniera omnia. E quindi questo è sicuramente un aspetto molto interessante. Ho notato che nella lista dei postmodernisti ci sono tutti gli autori. Voglio approfondire perché io, ad esempio, appunto De Lillo non lo faccio rientrare tra eventuali autori del mio cuore, ma per esempio in questa lista c'è García Márquez, che è l'autore della mia vita. E devo dire che hanno stili, devo dire, diversi. Poi Márquez si compie quello che è il famoso realismo magico, ma immagino che chiaramente questa affinità sia relativa a questa destrutturazione e costruzione della prospettiva soggettiva. Comunque, premesso tutto ciò, sicuramente Don DeLillo è un esponente del postmodernismo, insieme a un altro per eccellenza, di cui io non ho letto nulla e che, come DeLillo, devo dire, non riesco. Invece, secondo me, Marika, prova a indovinare, adora. Quindi andate a vedere, soprattutto e in particolare anche il suo video, perché qualora invece amasse De Lillo, secondo me lei vi darà ulteriori chiavi di lettura. Io vi do le mie, perché credo che sia opportuno non per forza focalizzarsi su quelli che sono eventuali punti di forza che sicuramente De Lillo ha, perché è un grande autore. Dicevo, altro grande autore, Thomas Pynchon. Ora, cosa ho fatto? Perché la mia scelta è ricaduta su questo libro che ho in ebook ed è Americana. Eccolo qua. Allora, perché è ricaduta qui la mia scelta? Perché Don DeLillo, nato in un quartiere di New York, chiaramente il cognome vi riecheggia una origine italiana, e in effetti è figlio di immigrati italiani originari della provincia di Campobasso, emigrati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, tra l'altro, vi dicevo, il postmodernismo comunque 41, comunque tutta quella corrente che viene dopo la Seconda Guerra Mondiale. E sono andata su Americana perché Americana è il suo primo romanzo, il suo romanzo di esordio, pubblicato nel 1981 e poi tradotto in italiano solo nel 2000. Chiaramente da qui in poi ci sarà l'ascesa con testi davvero noti come Rumore Bianco, di cui ha parlato Martina, quelli più recenti, o comunque libri come Mao, di cui parlerà, mi pare, Laura, Underworld, però volevo partire da quello che era appunto l'inizio della sua narrazione. E che cosa fa De Lillo in questo suo libro? Io non so quanto sia così, però immagino che un minimo lo sia, ovvero De Lillo inizia a scrivere a metà degli anni 70, quando sta per intraprendere un grande viaggio formativo in Medio Oriente e in India. Di fatto compie questi viaggi, poi si trasferisce in Grecia e
all'inizio, prima di fare questi percorsi, lavora come pubblicitario, quindi sappiamo essere quelli i primi momenti, quindi l'avvento della televisione, l'ascesa di tutto quello che è il mondo della televisione, tutto quello che è circostante ad essa, e quindi anche la pubblicità, le prime pressioni mediatiche e così via. E in questo libro, in americana, difatti, il protagonista è un ragazzo che lavora in, come appunto si dice, in un network, quindi un'emittente televisiva, che devo dire è molto, non tanto anacronistica quanto mi aspettassi, perché i meccanismi che descrive degli anni 70 per certi versi possono essere riscontrati con le dovute differenze, chiaramente, anche oggi. Quindi sicuramente questa è una sua grande virtù, quella di aver prodotto una narrazione che non si lega strettamente al tempo, anche se è uno dei punti che per me è dolente, perché è vero che è lungimirante in un certo qual senso, ma è anche relegato a quel genere di letteratura che ora io apprezzo un po' di meno rispetto al passato, in quanto in questo romanzo, e quindi vi faccio questo tipo di osservazione, lui si esprime attraverso il racconto della vita di questo ragazzo su quelle che sono le abitudini dell'americano di quell'epoca, quindi il giovane bello, che può avere un successo folgorante in quell'America che promette a tutto e a tutti, e quindi persone che si affiancano, delle sue relazioni, di un matrimonio fatto subito e poi terminato, di sue relazioni con delle ragazze a volte mordi e fuggi, e poi questo abbandono di questo schema dato da questo lavoro per procedere con degli amici per un viaggio in cui lui deciderà di fare una sorta di documentario, di registrare una serie di questioni. Allora, trovo che sicuramente negli anni 70 era una novità, oggi un po' di meno, e quindi certo non posso valutare bene o male per in questa prospettiva, perché sarebbe, insomma, sarebbe ingiusto, ma sicuramente non mi desta una riflessione che vada oltre il tempo in sé per sé, perché se prima non sono contraddittoria in quello che vi dicevo prima, perché se prima vi ho spiegato che la difficoltà non stava tanto nel fatto che non fosse lungimirante, è anche vero che questa lungimiranza si basa comunque su stereotipi narrativi già ben radicati oggi, e che avrebbero avuto un salto di qualità proprio nel momento in cui, seppure ribaditi come per me per i classici di fine Ottocento, comunque ti consentono di fare una riflessione filosofica, introspettiva, comunque sempre rinnovata. In questo caso io lo trovo, non trovo questo tipo di spazio, ecco perché diciamo non mi ritrovo, seppure è una lettura assolutamente consigliata, e vi ripeto, questo è un mero gusto personale, non dubito della sua penna, che è ovviamente meravigliosa, è ben scritto, quindi lo consiglio assolutamente. Vi sto dando la mia prospettiva relativa ad un gusto di tipo soggettivo. E quindi ripercorre questo protagonista questo tipo di vita, che mi sembra essere anche molto vicino a quella proprio dell'autore in sé per sé. De Lillo poi vince il National Book Award, insomma avrà, ha una serie di riconoscimenti, insomma non sto lì a
a specificare il suo spessore. Però voglio invece dirvi quello che è stato un particolare molto interessante di questo libro e che quindi me lo ha fatto poi piacere un po' di più. E devo dire, io chiaramente ho letto solo questo libro e non so poi che tipo di sensibilità e se abbia una sensibilità in merito, ma che tipo di sensibilità abbia rispetto al tema del mondo femminile, del ruolo della donna, della discriminazione. Ecco, non so esattamente quale sia e se lui ne abbia parlato poi in altre opere. Di certo c'è l'aspetto di queste ragazze che ovviamente sull'eco degli anni 70 sono abbastanza libertine e tranquille, con una descrizione per me anche interessante, non giudicante, però anche superficiale, ecco, quasi quella di un uomo che si immedesima relativamente, ecco, un pochino. Ma fino a quando non ho trovato, ecco, questo mi ha fatto fare il salto di qualità rispetto alla mia opinione, il racconto che fa, e ve lo lascio chiaramente, non ve lo rivelo, di un episodio che è appartenuto alla madre e che è stato un momento davvero toccante e drammatico nel come poi lo ha trattato, perché lei narra a lui un episodio davvero duro, si ritroverà poi a dover lui a dialogare con il padre e questa persona che avrebbe fatto a sua madre, di cui ovviamente il padre non ne aveva conoscenza, si ritrova quasi a doverlo diciamo ricontattare per delle esigenze e lui chiaramente completamente sconvolto gli dice non ti azzardare a chiamare questa persona, perché mi tocca, perché sembra un essere indolente questo nostro protagonista. Invece quando succede questo episodio sento tutto il suo dolore, non lo sentivo, ecco, questo tipo, ecco perché, ecco, questo tipo di romanzi mi fanno apparire i protagonisti come assolutamente avvinti dal male di vivere, ma che non lo pongono rispetto a una sensazione che potrebbe essere valutata, elaborata, analizzata perché io lo possa sentire più vicino. Invece in quel caso è stato così, cioè questo singolo episodio mi ha dato proprio il conforto di un protagonista, che il tipo di protagonista che piace a me. Ecco, allora, questa è la mia opinione su Americana, che comunque vi raccomando di leggere, però vi propongo rispetto alla mia prospettiva. Ringrazio Martina per avermi ancora una volta coinvolto in questo progetto che trovo veramente apprezzabile. Ho già visto i video della settimana scorsa, quindi andateli a vedere. Non vedo l'ora di vedere quello di Marika e quelli che verranno, e invito anche a voi a farlo assolutamente. Io vi abbraccio e a presto.